Restano distanti le posizioni del sindaco Giovanni Ruvolo e dei commercianti sulla riapertura di Corso Umberto I. È anche di questo che si è discusso durante una riunione a porte chiuse nel foyer di Palazzo del Carmine. Da un lato, gli esercenti, dopo la decisione da parte del primo cittadino di riaprire Corso Vittorio Emanuele al traffico veicolare con l'istituzione della zona a transito limitato dalle ore 17 alle ore 21, chiedono anche la riapertura alla circolazione veicolare di Corso Umberto I. Dall'altro, il primo cittadino non sembrerebbe accogliere la proposta avanzata dai commercianti, restando fermo sulla decisione di destinare Corso Umberto ad area pedonale. Ci sono tanti servizi che devono essere attivati per far sì che poi si arrivi eventualmente a questa chiusura. Insieme a Confesercenti e anche Concommercio è della posizione insieme ai commercianti di non accelerare un processo che in questo momento non è possibile portare avanti. Invece costruire nel tempo e con giuste tempistiche quello che adesso è il centro storico del futuro, quindi con trasporto pubblico efficiente, con un presidio di sicurezza che abbia valenza e che possa derimere tutte quelle anomalie che accadono nei parcheggi della città con situazioni veramente al limite della legalità. Da noi è da circa 6 mesi che diciamo sempre le stesse cose, sono sempre identiche perché nessuno ci ascolta, perché qualcuno si è messo in testa che può fare quello che vuole senza dar conto alle parti sociali. Intanto parto nel ricordare a tutti che il concetto di democrazia è il concetto di partecipazione, significa sentire tutte le parti sociali, e mi dispiace che stamattina non è stata ammessa la stampa dove si sta svolgendo la riunione. Io penso che la stampa sia importante affinché tutto venga divulgato, affinché chiunque in questa provincia, fuori da questa provincia, conosca quali sono le varie tesi. A parte questo, io penso che il traffico, la Confesercenti, insieme a Confecommercio, guardate, qui non c'è più divisione di nessuna sorta, e insieme ai commercianti vogliamo che venga riaperto tutto, almeno in alcune ore della giornata, per carica e scarico merci, affinché, io ho detto sempre che delle piccole pillole debbono essere date, abituare questa società che fondamentalmente non ha avuto uno sviluppo culturale adeguato ai tempi, a piccole pillole fare dei passaggi affinché poi nel tempo possa essere chiuso il centro storico. Ma abbiamo anche detto non in questo momento, l'inizio di partenza in questo momento è errato, perché c'è una crisi che fa paura. Forse nessuno si rende conto che i negozi non ci sono più, anche fuori dal centro storico.